Buongiorno, buongiorno dal dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione. Oggi parleremo, ragazzi, di differenza tra coscienza, conscio e inconscio, o subconscio, come dir si voglia, perché alcuni fanno la distinzione ulteriore tra subconscio e inconscio. Per me è tutta una cosa, per me e la mia scuola, l'Associazione Ipnologi Associati di Los Angeles, Beverly Hills, si parla solo di subconsciente. Qual è la grande differenza? Che la coscienza intanto parte dal presupposto che il 12% della nostra mente e che teoreticamente è situata nella parte sinistra della nostra testa, mentre l'88% è il subcosciente, che è situata teoricamente sulla parte destra. Le funzioni della coscienza, della nostra logica, della nostra razionalità sono quelle della matematica, di criticare, di giudicare, di dare voti, di dire bello e brutto, ma cosa dice, vero, falso, eccetera, eccetera, di mettere in dubbio, la famosa dogana, la famosa critica, mentre il subcosciente è un po' come l'app di Siri, come l'app Siri di iPhone, oppure come il genio della lampada di Aladino. Ogni tuo desiderio è un ordine, per cui non distingue il vero dal falso. E lì nel subconsciente risiedono tutte le emozioni, il passato, le sensazioni, le funzioni neurovegetative, significa tutto ciò che fa il corpo, fa parte del subconscio, ok? Per cui se un organo non funziona, è il subconscio che lo regola, che però, guarda caso, è gestito e comandato dalle emozioni, dalle sensazioni, dalle esperienze di vita, dall'ambiente in cui vive. Però la bella notizia è che mentre la coscienza, che comunque è condizionata dal subconscio, perché se si imposta, se si tara, se si educa il subconsciente da piccoli a ragionare in un certo modo, anche la coscienza lo fa, perché naturalmente i dubbi della coscienza nascono dai dubbi del subconsciente, perché c'è bianco e nero, vero o falso, anche nel subconscio. Però la differenza qual è? Ho la bella notizia, che con l'ipnosi di CS vera e professionale tu puoi dire montagna sposta e la montagna si sposterà. Tu puoi entrare nel tuo subconsciente anche da solo o da sola e dire: elimina questo problema, elimina questo fastidio, elimina questo malessere, oppure potenzia questa, attirami nella mia vita questa persona, questa situazione, questo evento, ok? E ricordati, il subconscio, come Siri, non distingue vero dal falso e segue la lettera ciò che dici o ciò che pensi o ciò che provi o ciò che senti. Ecco perché tante volte uno dice: ma io non volevo ingrassare, non voglio fumare, non voglio drogarmi, non voglio ammalarmi, non voglio con la volontà, ma subconsciamente c'è qualcosa che invece ha dato l'ordine al tuo pilota automatico ad farti ingrassare, a bere, a drogarti, ad ammalarti, ad essere povero, ad essere ricco, ad avere relazioni felici, ad essere tradito, tradimenti e quant'altro, ok? O a stressarti. Tutto proviene dal subconsciente. Ora la chiave del tuo subconsciente è l'ipnosi di CS vera e professionale, anche da solo, da sola. Come fare per... Naturalmente la cosa più semplice è quella di scaricarti un audio MP3 di CS che fa il caso tuo, come ad esempio no depressione, no passato negativo, no molto controllo dei nervi, no stress, eccetera eccetera. Premere play, seguire le istruzioni, molto facile, alla prova di un nonno, di un pigro, di un idiota, e vedere la luce nella tua mente, nel tuo corpo, nella tua vita, visibile e invisibile, aggiungo, ok? Non credere al sottoscritto, sappi soltanto che un tempo chi realizzava certe cose impossibili per la scienza era colui il quale utilizzava delle parole semplici, pulite, ma con tanta arte, con tanta savoir-faire, con tanto sapere antico. Per cui tu inizia a documentarti, a prescindere da me,
e a capire che la tua mente ti rende felice, la tua mente ti rende infelice, e se riesci ad afferrare questi concetti riuscirai a capire anche la svolta, cosa fare, a prescindere dal sottoscritto, perché puoi anche andare presso un professionista dell'ipnosi vera e professionale della tua zona, sederti e iniziare. Però attenzione che abbia già affrontato il tuo caso, perché non tutti sanno le parole giuste da dire, non perché ci siano effetti collaterali, perché non esiste nessun effetto collaterale con l'ipnosi, che ne dica qualche luminare della scienza moderna o qualche potere forte, ma perché tu non spenda soldi senza avere nulla in cambio, senza nessun risultato, ecco il punto. Quindi anche nel mondo dell'ipnosi esistono soprattutto gli ipnotisti generalisti e poi esistono gli ipnotisti specialisti, coloro i quali hanno già affrontato o affrontano tutti i giorni certi casi. Ok? Non credere al sottoscritto, documentati, vai a vedere la rivista Lancet su internet, una rivista scientifica accreditata, internazionale, oppure Life, o altre riviste dove si parla di ipnosi vera e professionale e di ciò che tu vuoi risolvere. Poi lo dico anche a chi è esperto di ipnosi, anche chi non ha mai affrontato, documentato con il metodo scientifico casi con l'ipnosi, come è successo nel 2008 a mio padre con l'ictus, non significa che tu non possa fare nulla. Tu ricordi che la mente ha il potere sulla tua vita in tutto e per tutto. La tua mente, non i guru, bla bla, ok? Perché Dio ce n'è uno solo e la tua mente è il collegamento, per cui sfruttala positivamente in ogni cosa, dallo studio, allo sport, alle relazioni, alla vita, perché tante volte noi siamo la storia che ci raccontiamo, la storia che ci raccontiamo. Oggi ho letto una bellissima, una signora mi ha girato un messaggio di Osho, per alcuni Osho, è un grande, se tu vai a vedere, ha scritto un sacco di libri, un saggio possiamo dire, uno yogi, eccetera eccetera, e il quale appunto parlava di coronavirus, di paura, perché la paura è la cosa più grave rispetto allo stesso virus, che con i vaccini si combatte, ma la paura non si sconfigge se non a ripeterti H24 non esiste la paura nel mio corpo, nella mia vita, nella mia esistenza. Chiamasi autoipnosi, perché la mente funziona per ripetizione e saturazione. Logico che bisogna sapere tante volte cosa dire, un po' come quando ad un bambino gli dai una dritta, un consiglio, però tante volte ottieni l'effetto opposto, perché se il genitore non sa cosa dire gli può far percepire bianco al posto di nero. Però fidati che l'ipnosi vera e professionale con la V maiuscola è una scienza e un'arte, un non plus ultra, sperimentato su di me, su centinaia e centinaia di persone nel mondo, e spero anche con te, quando proverai il potere naturale dell'audio MP3 che sceglierai, che ti scaricherai comodamente a casa tua in completo anonimato senza dare conto a nessuno. E che aggiungo, l'ipnosi di CS vera professionale aiuta anche il tuo caro che non vuole essere aiutato, che non può essere aiutato, e vedrai il potere della mente, perché le mie parole, che sono naturali, semplici, però create ad arte, ad hoc, guidano il tuo subconsciente a realizzare il miracolo della tua stessa mente. Fammi tutte le domande del caso, ti risponderò gratis, compatibilmente ai miei tempi e ai miei impegni. Visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com. Visita la mia fanpage Ipnosi, Autoipnosi del dottor Claudio Saracino. Fai share, condividi con amici, parenti, perché può essere quel quid, quella molla che gli può cambiare la vita. Così come iscriviti al canale YouTube Benessere di Ipnosi Soluzione di CS del dottor Claudio Saracino, e seguimi anche su Instagram e Twitter, Benessere di Ipnosi Soluzione di CS del dottor Claudio Saracino. E ricordati, tu hai un grande potere che i poteri forti non ti hanno mai raccontato, mai, 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 e la risposta te la puoi dare da solo. Un bacio e un abbraccio dal dottor Claudio Saracino, e alla prossima, ciao.